Un sistema fisico in generale può scambiare energia con l'ambiente esterno in due modi, o attraverso il lavoro o attraverso il calore. Il sistema di solito è un gas perfetto, può cedere calore all'esterno, allora perde energia e la cede all'ambiente, oppure può acquisire calore dall'esterno, in questo caso il calore in ingresso è energia che entra nel sistema. Oppure il sistema può compiere lavoro, se compie lavoro diciamo contro l'ambiente, allora di nuovo fornisce energia all'ambiente esterno, viceversa può subire lavoro dall'ambiente esterno e allora riceve energia dall'ambiente. Compiere lavoro e subire lavoro vuol dire che se è un gas perfetto chiuso dentro un contenitore, il solito contenitore con il pistone immobile, vuol dire che compiere lavoro vuol dire che il gas solleva il pistone. Subire lavoro vuol dire invece che il gas viene compresso e si riduce di volume. E la termodinamica è proprio questo, è lo studio del modo in cui i sistemi scambiano energia con l'ambiente esterno. Gli scambi di energia, come detto, avvengono sotto forma di calore e di lavoro. Quando un sistema riceve energia dall'esterno, la sua energia interna aumenta, quando la cede all'esterno, la sua energia interna diminuisce, esattamente come con i soldi. Quando noi riceviamo soldi dall'esterno, il nostro conto in banca, diciamo, il nostro portafoglio, il nostro salvadanaio aumenta, cioè l'energia interna. Se invece cediamo soldi all'esterno, il nostro conto personale diminuisce. Questa, come detto prima, è la situazione più comune. Un gas perfetto chiuso in un contenitore con un pistone e può scambiare con l'ambiente esterno sia calore, in questo caso per esempio riceve calore il gas, sia può scambiare lavoro. Se per esempio il pistone si solleva, il gas compie lavoro contro l'ambiente esterno. Per esempio, un modo per far entrare più energia possibile all'interno del gas del nostro sistema è quello di fornire calore e contemporaneamente comprimere il pistone. In questo modo, infatti, il gas riceve energia sia in forma di calore ma anche in forma di lavoro perché subisce un lavoro dall'esterno. Ogni volta che il gas riceve o cede energia, passa da uno stato all'altro e questi stati sono rappresentati da punti nel piano PV. Punti perché noi immaginiamo sempre che le trasformazioni siano quasi statiche, cioè avvengano attraverso una successione lentissima, infinitamente lenta, ecco perché quasi statiche, di stati intermedi di equilibrio. Come già sappiamo, lo stato di un sistema è determinato dalle tre grandezze termodinamiche, pressione, volume e temperatura. Qui il nostro gas, diciamo, la sua pressione è misurata da questo manometro, la temperatura da questo termometro e il volume da una scala graduata che qui non è riportata, che ci dà appunto il volume, in base allo spostamento in alto e in basso del pistone. Questo, come sappiamo, è il piano PV dove sono rappresentati gli stati, per esempio in questo caso iniziale e finale, e sappiamo che in ogni stato il gas obbedisce all'equazione di stato dei gas perfetti, PV uguale NRT. In questa figura, per esempio, in questa doppia figura, vediamo che lo stato A e lo stato B si distinguono per i diversi volumi. Nello stato A il volume è minore, infatti il gas occupa un volume più piccolo, nello stato B, come si vede anche qui, il volume occupa un volume triplo, 3 metri cubi. Vediamo che è cambiata anche la pressione, lo capiamo dal numero di pesi appoggiati sopra il pistone. Qui la pressione è maggiore perché ci sono più pesi e ricordiamo che in questi stati il gas è sempre in perfetto equilibrio con l'ambiente esterno, quindi la pressione del gas e la pressione esterna sono uguali. Quindi se il gas è sottoposto a questa pressione esterna che è maggiore in questo caso che nel secondo caso, maggiore in A che in B, vuol dire che anche la pressione del gas è maggiore in A che in B perché la pressione del gas è sempre uguale alla pressione esterna. In particolare, proprio se vogliamo approfondire, si capisce che in queste due figure il pistone non pesa, ma quindi è trascurabile il peso del pistone, ma non lo è quello dei pesi appoggiati sopra. Quattro pesi, tre pesi, vuol dire che la pressione esterna e quindi anche la pressione del gas è diventata i tre quarti di prima. E questo è confermato dal grafico dove la pressione è passata da 40 kPa a 30, quindi è diventata i tre quarti. Se poi volessimo conoscere le temperature in A e in B, basta applicare la legge di stato dei gas perfetti e ricavare la temperatura noto il numero delle moli. Si può quindi ricavare TA e TB.